Ok, bello a tutti ragazzi, sono Archisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, l'ultima volta non mi ha salvato, quindi lo faccio subito prima che succeda qualcosa. Ok, dobbiamo andare a parlare col signor Borel, solo che io non so dov'è. Stai cercando Borel? Forse tua madre potrebbe sapere dove si trova. Giusto, perché non ci ho pensato? Non lo so. Quale mamma? Ok, Aaron? Ora che mi ci fai pensare, l'ho visto uno speak a me, non ci vedevamo tanto. Mi ha detto che andava ad Aloha per un lavoro urgente. Sembrava che avesse molta fretta. Aloha? Chissà se ha a che fare con la scomparsa di Lula. Credo che le cose si sistemeranno. La polizia statale la ritroverà sana e salva. So come ti senti, ma voglio che lasci questa faccenda in mano agli adulti. Mi sono spiegata? Ma... Cosa pensi di poter fare? Sei solo un ragazzino! Scusami, non intendevo sgridarti, tesoruccio, ma... Mamma ha paura. Paura di perderti. So che sei preoccupato per Luna e quanto lei sia importante per te. Come lei sia importante per tutti i suoi amici. Credimi, so come tutti voi vi sentite. Ma se andando laggiù ti accadesse qualcosa, io non saprei cosa... Mamma, ok. Lascerò la cosa alla polizia Settella, perciò non preoccuparti. Vado solo fuori, ritorno presto. Ok, stai attento. Sì. Scusami, mamma. Ah, l'ho mentito in pratica. Mi sono spaventato davvero qua. Poco tempo fa ero qui con Prez. Ehi, Geo! Questo non è il momento di deprimersi. Sbrigati, diventa Mega Man e salvami. Ok? Effettivamente... Questo è proprio da prezzo. D'accordo, è ora di trovare Mr. Borel. Aspetta un secondo. Che cosa c'è, Mega? Ho la sensazione che qualcuno ci osservi. Davvero? Idiota, non guardarti in giro. Se capisci che sappiamo che ci osserva, credo che se ne sia andato. Chi ci sta osservando? Scusami, Mega. Sì, sii più sveglio, devi essere più cauto in questi momenti. In momenti come questi. Non puoi comportarti sempre da incapace. Non lo so, ma... Cosa? È solo che non mi sarei mai aspettato che tu mi urlassi di stare attento. Ehi, cosa significa? Niente, assolutamente niente. Dovremmo andare a cercare Mr. Borel. Non pensare di prendermi in giro. Ehi, ragazzo, aspetta! Ah, comodo, lui potrebbe trasportarsi. Geostellar. No, Mega Man. Il tuo potere sarà mio. Che cavolo mi stavo osservando? Come l'ho fatto a subire? Vabbè. Mr. Borel! Oh, Geo! E tutti gli altri! Dobbiamo parlarne. Sì, ho sentito della scomparsa di Luna. Questa volta siamo tutti coinvolti. Sì. Ecco perché siamo venuti a parlarle, Mr. Borel. Pensavo che forse lei o la Waza potesse darci una mano. Capisco. Per prima cosa, penso che tutti dovreste dare un'occhiata a questo. A questa cosa? Strong! Strong? Come? Ma l'ho visto! Geo, non ti ho ancora detto perché sono qui, vero? Ho ricevuto una richiesta dalla WASA di riparare il sistema ambientale. Dalla WASA? Durante la riparazione mi sono imbattuto in Strong, o in ciò che ne rimaneva. Era stato fatto a pezzi, i suoi dati erano sparsi dappertutto. A causa di ciò che Joker gli ha fatto. Allora, forse Prez! Ho cercato disperatamente i resti dei suoi dati. Per fortuna sono riuscito a trovarli. Per farla breve, ho ricostruito Strong. Penso che sia la parola più lunga che abbia mai sentito. Ricostruito significa mettere di nuovo insieme. Questo significa che ha riportato in vita Strong? È fantastico, Mr. Borel! Non è grandioso Strong? Eh? Strong? Geo, sono certo di averlo riportato allo stato originario. Ma non è lo stesso di come era prima. Non ho trovato sufficienti dati.
Ecco qual è l'inghippo, allora. Alcuni dati devono essere andati distrutti quando è stato fatto a pezzi. Cosa? Ascoltatemi tutti. Per quanto ne so, Luna e Strong sono stati distrutti dalla stessa arma. Se questo è vero, Luna potrebbe trovarsi nello stesso stato in cui era Strong. Questo è tutto ciò che so al momento. Ma Mr. Boreal! Strong è ritornato in vita! Sì! La prego, rimetti insieme Luna! Mi dispiace, ragazzi. Sono riuscito a riportare in vita Strong perché è un programma creato dall'uomo. Per questo sono riuscito a sostituire i dati mancanti con un nuovo programma. Luna è un essere umano, fatta di carne e sangue. Non c'è niente che possa fare. No, non può essere. Devo aver sentito male, deve esserci un modo. Io non posso fare molto, ma credo di conoscere chi potrà aiutarvi. Oh, attenzione, la dottoressa Godal, dirige il dipartimento scientifico della polizia Satella. Oh, è uno scienziato, è riconosciuto come uno dei più brillanti scienziati del mondo. Adesso non esageriamo, se qualcuno può aiutarvi, quella è lei. La dottoressa Godal della polizia Satella, non avete un momento da perdere, andate dalla Godal. Godal, ma vabbè, grazie Mr. Boran. Dai su ragazzi, non possiamo arrenderci. Ehi Gio, ho saputo dell'accaduto. Dovresti venire con me al quartier generale della polizia Satella. I miei superiori vogliono trovare una soluzione per salvare Luna. Oh, codice WASA? Questo è il codice del cancello di sicurezza. Quando lo sarai davanti al cancello, comparirà un pannello. Toccalo ed inventi il codice. Ho fatto in modo di inviare degli agenti a prelevarvi. Ci vediamo presto. Ok, quindi abbiamo il codice. Il quartier generale della polizia Satella, eh? Credo sia all'interno del quartier generale nazionale della UASA. Verranno a prelevarci degli agenti della polizia Satella. Sì. E sapete di aspettarli. Geo! Sì, Mr. Warren? Hai un minuto? Cosa vuole dirmi? C'è qualcosa che volevo chiederti. A che riguardo? Riguardo al rumore. Wow! Una volta fatto il cambio d'onda M in Mega Man, dovresti sentire gli effetti del rumore attorno a te. Il rumore si intensifica ogni giorno che passa. Non hai notato nulla di strano? Nessun problema? Se ti succedesse qualcosa, mi sentirei responsabile. Non potrei guardare mai più i tuoi genitori negli occhi. Più che i miei genitori, mia madre. Perché mio padre. Vabbè. Se mi dovessi sentirti anche solo un po' strano, dovrei fermarti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, Mr. Moran. Il rumore non è un problema. Ace, quel tipo con cui ho appena parlato, mi ha dato un programma antirumore. È il più potente programma della polizia Satella. Consente di vedere quanto rumore c'è nell'aria e mostra il livello di rumore. Beh, per farla semplice, è qualcosa che ci permette di controllare il rumore e ci conferisce abilità di acquisire i dati legali. Non è fantastico? Beh, immagino che non ci sia alcun motivo di preoccuparsi. Posso fidarmi dei programmi della dottoressa Godal e della polizia Satella. Ma, Geo, non voglio spaventarti, ma non possiamo fare molto contro il rumore. Una teoria dice che si accumula all'interno degli esseri M. Oddio, accumula, quindi ne assorbono sempre di più dentro di loro? Sì. Al momento quel programma ti aiuta, ma potrebbero insorgere dei problemi nell'esposizione a lungo termine. Fai molta attenzione, non esagerare, ok? Ok, provate di stare attento. Bene. C'è un'altra cosa che vorrei dirti. Certo, dica pure. Geo, c'è sempre speranza. Fin quando non smetti di lottare. Vero. Ok, Mr. Boreal. Prometto di non mollare mai e di non arrendermi. Sembra che tu abbia le idee chiare. Fai del tuo meglio, anch'io darò il massimo. Ok. Geo! Sono arrivati gli agenti della UASA. Ok, grazie. Grazie mille, Mr. Boreal. Nessun problema, Geo. Ok, quindi si va al quartier generale della UASA, la base più segreta al mondo. Ok, mi piace. Sono davvero inutile, non è vero, Strong? Non posso fare nulla per loro. Non sono riuscito neppure ad aiutarti. Maledizione. No, non è vero, Mr. Boreal. Ha dato fiducia a Geo, dai, non sia... È qui! E qui cosa? Wow!
vabbè, ok, compaio da nulla da un pannello. Waza, sì, ecco, perché una base segreta deve aver tatuato sull'ingresso Waza? Perché? È una base segreta in fin dei conti, no? Quartier generale nazionale Waza. Bene. Questo è il quartier generale nazionale della Waza. E questa è la sede della polizia Satella? Beh, lo scopriremo subito, no? Ecco, perché tatuarlo se è segreta? Ah, aspetta, devo usare il pop-up. 3745, giusto? 14 Waza, 16, 14... Ok, perfetto. 3, 7, 4, 5, ok. 14 confermato, accesso consentito. Benvenuto al quartier, quartier generale nazionale della Waza. Ha funzionato, è stato facile. Ci hai messo tanto. Ace. Acid. Benvenuto al quartier generale nazionale della Waza. Non so perché, ma è uno show di lingua. Ace. Grazie per averci offerto di aiutarci. Geo, non ringraziarmi, voglio aiutarti. Sbrigatevi, entriamo dentro. Ace. Sì? Ah. Ah, sarà nel guai se mi dimenticassi che... Eh? Ok, allora. Ascoltatemi tutti. Su questa porta presente un sistema di identificazione ad impronte digitali. Dobbiamo registrare le vostre impronte digitali per poter mantenere la sicurezza. Una volta registrate le impronte proverranno la vostra identità. Impronte digitali? Identificazione? Sistema? Per ora mettetevi davanti al dispositivo, vi spiegherò dopo i dettagli. Sì ragazzi, è un semplicissimo coso di impronte digitali, però evidentemente... Ah! Devo tenere premuto? E lui mangia, perfetto. Avete finito tutti, eh? Adesso che siete stati registrati, siete liberi di entrare e lasciare la Waza a vostro piacimento. Usate le vostre impronte digitali per attivare il cancello. Ecco cosa stavo cercando di spiegarvi prima. A nostro piacimento? Per dei ragazzi come noi è una cosa grossa. State molto attenti. Ci sono molte informazioni sensibili all'interno della Waza. Se accidentalmente rivelaste a qualcuno all'interno all'esterno delle informazioni riservate... Cosa? Cosa ci succederà? Se saremmo... eliminati? No! Sarei in un mucchio di guai per il mio capo, la cosa sarebbe spiacevole. Ad ogni modo, entriamo dentro. È un dito, Ace, giuro, lo stimo tantissimo. Ace, beh, è un po' strano, non credi? Solo un po'. Ok ragazzi, ma scopriremo che cosa c'è all'interno della Waza nel... Oh. Bene, quindi quello è Acid, eh? Sembra molto figo. Ah, cosa dici? In cosa ti sembra figo? Un giorno ci scontreremo e gli farò capire quanto sono potente. Non sei cambiato nemmeno un po'. Sai che quello non è un wizard normale, vero? È speciale. Proprio come noi. Credi che mi freghi? Nessun wizard creato dagli umani potrà battermi. Sono tutti buoni a nulla. Capisco. E beh, cosa ci volete fare? È mega. Ok ragazzi, ma esploreremo il quartier generale della Waza nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi, non vorrei tipo che qua ci sia qualche tra... Lana, 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 lana. La sì, ma c'è il creeper, c'è un creeper dietro. Creeper, ma là è spawnato qua, lana.